Saluto a tutti quanti, ringrazio quanti si sono collegati per questo evento dedicato a Emilio Salgari e alla mostra a cui stiamo lavorando già da diversi mesi al Museo delle Civiltà. Questo evento, mi piace ricordare, rientra all'interno del piano di valorizzazione che il Museo delle Civiltà ha promosso per l'anno 2020. Come sapete, il 2020 non è stato un anno fortunato per la cultura, per i musei, per le istituzioni, che sono preposte alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale. I recenti dispositivi di legge ci hanno costretto a chiudere il museo, quindi a interrompere le attività in presenza col pubblico, però noi non vogliamo per questo eclissarci, non vogliamo interrompere il rapporto col nostro pubblico e quindi stiamo portando avanti un progetto per appunto la promozione delle nostre collezioni anche attraverso l'utilizzo di questi strumenti informatici. E appunto l'evento di oggi è uno di queste attività che stiamo promuovendo. Io ringrazio appunto per esservi collegati, ringrazio appunto quanti anche interverranno nel corso di questo pomeriggio. Ma cedo la parola a Francesco Aquilanti che appunto ci parlerà un po' della mostra, insomma, di questo progetto. Allora, intanto grazie a tutti per essere partecipato a questo incontro. Come ha detto Claudio, la mostra è da molto tempo, questa mostra su Salgari è da molto tempo che si sta organizzando. Purtroppo gli eventi sono stati nel 2020 sono stati veramente disastrosi. Primo fra tutti è stata la pandemia. All'inizio noi avevamo già pensato di iniziare questa mostra verso giugno, in realtà l'abbiamo fatta poi scivolare lentamente verso la fine dell'anno, poi purtroppo sono intervenute tante cose, tra cui la perdita anche del nostro direttore, Filippo Maria Gambari, che questa mostra tra l'altro ha voluto e fino all'ultimo momento ha insistito perché venisse fatta e realizzata. Si pensava all'inizio di riuscire a metterla, ad allestirla proprio per il mese di dicembre. Infatti oggi è un po' un giorno un po' emblematico perché noi avevamo previsto un'apertura intorno al 15 di dicembre. Però questo rinvio in realtà cerchiamo di renderlo in qualche modo utile al miglioramento di questa mostra che è come una sorta di slavina, più va avanti e più si riempie di contenuti, di possibilità, di rapporti, di relazioni che si stanno instaurando con il mondo salgariano, che stupisce me in prima persona, perché abbiamo trovato dei rapporti, delle relazioni e degli interessi tra il giocoso e lo scientifico veramente entusiasmanti. Quindi è un argomento che ha veramente destato lo stupore di tutti noi per della grande adesione. In realtà questo nostro scrittore che sembrava un po' dimenticato che dalle nuove generazioni non è apprezzato come lo è stato per le generazioni precedenti, in realtà continua a vivere in tante forme. Quindi questo è interessante perché come dire, ne garantisce l'autenticità e il valore letterario e non solo. Vi porto i saluti anche di Loretta Paderni, che è colei che sta facendo, insomma, sta tenendo in piedi il nostro museo in questo periodo, ed è curatrice, insomma, in primis di questa mostra, che non è potuta intervenire perché ha degli impegni sovrastanti, insomma, e quindi per oggi purtroppo non l'abbiamo tra di noi. La cosa importante che volevo dire, insomma, così per delineare un po' l'ambito di questa mostra, poi ci sarà Francesco De Feo che ve ne parlerà ampiamente e in maniera molto più approfondita della genesi di questa mostra, che trova spazi veramente inconsueti all'interno del nostro Museo delle Civiltà, che ha un fondo
antropologico straordinario, cioè una sezione etnografica veramente straordinaria, che è una sorta di, come dire, di libro aperto con incredibili possibilità di interpolazione di oggetti, di cose, di storie, tra cui il fil rouge, diciamo, del mondo salgariano, del mondo malese, si è andato componendo quasi come una sorta di puntualissima serie di eventi, insomma, portandoci alla scoperta anche a noi di oggetti, di circostanze e anche di motivi per questa mostra. Noi tenteremo sicuramente la mostra primavera, stiamo facendo di tutto perché questo accada, e molte cose sono state già avviate, tra queste la cosa molto importante è il catalogo, che sarà poi tra l'altro come dire, un'estensione dei contributi delle persone che vediamo oggi qui in questo incontro, perché molti di loro porteranno i loro contributi in questo catalogo. Il catalogo è praticamente terminato, si sta in fase insomma, di stampa, di redazione finale, e quindi sarà un importante contributo alla ricerca sul mondo salgariano e anche alla conoscenza di aspetti particolari, perché all'interno, al di là dei valori antropologici, storici, letterari, ci saranno anche tante cose riguardo al cinema, riguardo ai fumetti, insomma, saranno presi in esame vari aspetti del mondo di Salgari. E io, insomma, adesso finirei con questa cosa dicendo che, insomma, abbiamo tentato di mantenere in piedi sempre vivo l'interesse intorno a noi per questa mostra. Abbiamo fatto tempo fa una piccola anteprima, insomma molto, molto piccola, erano proprio gli inizi, tra l'altro, dei problemi della seconda epidemia, e quindi abbiamo dovuto restringere molto le presenze. Abbiamo fatto una piccola anticipazione. Continueremo in futuro a farne altre di approssimazione alla vera e propria mostra. E sicuramente troveremo nuovi motivi per nuovi contributi. Io adesso comincio subito a passare la parola, perché tra l'altro, se no, altrimenti i tempi diventano lunghissimi. E la prima che vedo in lista è la professoressa Diefmeyer, cui io tra l'altro sono grato perché i suoi articoli mi hanno aperto degli orizzonti molto interessanti sul mondo salgariano, e anche per il contributo scientifico che lei ha dato alla figura di Lamberto Loria, che è il fondatore del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, in qualche maniera, cioè fondatore senz'altro, il raccoglitore della quasi totalità dei reperti importanti di quel museo, a cui lei sta dando grande lavoro scientifico. Anche nella, spero, prossima riunificazione di questi grandi archivi, l'archivio di Loria, che sta presso il Pigorini, che rappresenta come dire, l'avventura etnografica di Loria nel mondo esotico, tra virgolette, e quel Loria invece è del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, che rappresenta questo Loria interessato alla cultura e all'etnografia italiana. Altrettanto importante è che con questo Museo delle Civiltà, è uno dei tanti elementi positivi di questa riunificazione, speriamo si possano finalmente ritrovare insieme per dare risalto a questa figura un po' dimenticata in qualche maniera, che ha tantissime possibilità di trovare nuovi aspetti, nuovi studi e nuovi indirizzi. Passo dunque la parola alla professoressa, che vi ricordo è professoressa di antropologia culturale all'Università della Tuscia di Viterbo, credo che sia questo il suo più importante impegno accademico, e che ci parlerà appunto della Malesia di Salgari. Grazie. Grazie mille, Francesco Aquilanti, grazie a tutti, grazie per questa meravigliosa presentazione e anche per aver richiamato, insomma, il mio contributo su Lamberto Loria, che si lega ovviamente al Museo delle Civiltà, sia nella sua declinazione, diciamo, più etnografica nel Museo delle Pigorini, sia per quanto più riguarda quella più demologica nel Museo delle Tradizioni Popolari. Allora, io innanzitutto vorrei ringraziarvi tutti per il vostro impegno,
indefesso, direi, per portare avanti questa mostra, nonostante le situazioni, la situazione oggettiva del coronavirus e anche appunto il fatto che è venuto a mancare Filippo Maria Gambari, che tanto ha contribuito al Museo delle Civiltà e anche all'etnografia, con l'organizzazione di mostre, convegni e pubblicazioni. Vorrei ringraziare ovviamente Loretta Paderni, lei Francesco Aquilanti e Claudio Mancuso per questo invito. Allora, io penso che il mio ruolo qui sia un po' quello di introdurre un pochino Emilio Salgari e parlarvi un po', sì, della Malesia salgariana, ma più che altro, sì, della Malesia salgariana, non della Malesia oggettiva, ma della rappresentazione che Salgari ci ha lasciato della Malesia. Un po' introduzione di quello che comunque poi verrà raccontato, narrato e si potrà vedere, spero, più presto all'interno della mostra. Chi è Salgari? Allora, Salgari penso che non abbia bisogno di troppe presentazioni. Salgari è un grandissimo narratore, nasce a Verona nel 1862, muore nel 1911, proprio in corrispondenza, guarda caso, con l'anno della grande mostra di etnografia italiana. Muore suicida. La vicenda di Salgari è una vicenda comunque che appassiona molto, come giustamente ha ricordato Francesco Aquilanti. Non solo ci sono stati, ma ci sono ancora tantissimi lettori di Salgari. Ci sono tantissimi appassionati che seguono molto, ci sono siti, riunioni di personaggi che comunque sono grandi amanti di Salgari, sia dei suoi romanzi ma anche della sua vita, e ci sono anche degli studiosi, tra virgolette, accademici che lo hanno studiato dal punto di vista comunque narrativo. Quello di cui ci occupiamo oggi, che dovrei presentare io, è un po' il ciclo dei Pirati della Malesia. Allora, Salgari è il papà appunto di Sandokan, che è un po' il personaggio guida, se non sbaglio, di questa mostra. Sandokan nasce, diciamo, attraverso la pubblicazione del primo volume di Salgari, che è La Tigre della Malesia, il 16 ottobre del 1883. All'inizio questi volumi di Salgari, che arriveranno 11, tutto il ciclo della Malesia, il ciclo dei pirati della Malesia o ciclo indomalese in base alle ambientazioni, si costituirà di 11 volumi, nasce però attraverso i romanzi d'appendice. Che cosa sono i romanzi d'appendice? Li potremmo definire come i cosiddetti romanzi a puntate, cioè sono dei romanzi che in qualche modo escono settimanalmente. Un po' forse come i fotoromanzi a cui siamo più avvezzi, insomma, la generazione intorno ai 40-50, a puntate penso che sia la definizione più corretta. Che cosa succede? Che inizialmente nel 1883 esce appunto La Tigre della Malesia, che sarebbe poi il romanzo che noi conosciamo come Le Tigre di Montfracem, che uscirà nel 1900, prima sulla Nuova Arena di Verona, poi sulla Libertà di Piacenza, sul Telefono di Livorno, sulla Gazzetta di Treviso, che sono tutte riviste illustrate, su cui appunto escono questi cosiddetti fogliettoni, cioè romanzi di appendice. Questa è la prima volta che appare appunto il personaggio di Sandokan e anche il personaggio di Yanez. Poi a partire dal 1887, compare la prima versione dei misteri della giungla nera sotto il titolo degli strangolatori del Gange, sempre sul Telefono di Livorno, e poi successivamente nel 1891, nel 1893 e 1894, con una pubblicazione che si chiama Gli amori di un selvaggio, vengono a mescolarsi i personaggi diciamo della Malesia salgariana con quelli dell'India salgariana, e quindi parliamo dei personaggi della Tigre della Malesia, quindi Sandokan e gli con Tremal Naik e Kammamoy. E questo viene considerato il primo ciclo della giungla, a cui si aggiungono poi tre ulteriori volumi nel 1906-7 e nel 1907 due volumi che corrisponde al secondo ciclo della giungla. E questi volumi sono Il Re del Mare, Alla Conquista di un Impero, Sandokan alla Riscossa. E infine tutti questi, il primo e il secondo ciclo della giungla, corrispondono al primo ciclo di Sandokan. E poi abbiamo il cosiddetto secondo ciclo di Sandokan, che parte dal 1908 e poi fino al 1913, che è composto da altri quattro volumi.
questi 11, quell'insieme di questi 11 volumi è appunto conosciuto come il ciclo dei pirati della Malesia, o anche per le sue ambientazioni come il ciclo indomalese. Allora, le avventure dei protagonisti di queste opere, cioè i loro paesaggi, gli uomini, gli animali, ma anche gli oggetti esotici, accompagnano per 30 anni i lettori dell'Italia di Umberto I e anche poi quella di Vittorio Emanuele III. Ma in realtà, come questa mostra ci vuole anche dimostrare, i lettori di Salgari, o di Salgari, come dicono i più affezionati, continuano a esistere e a trasformarsi nel corso degli anni fino ad oggi. Perché per molti anni a venire, soprattutto grazie alle numerose ristampe e alle trasposizioni fumettistiche, cinematografiche, teatrali e televisive, un sempre più crescente numero di italiani si sarebbe affezionato alla figura di Salgari e anche avrebbe costruito la propria immagine dell'altro, dell'altrove, quindi del lontano, malese, attraverso gli occhi di Salgari. Allora, Sandokan, che è nato dalla fantasia di Salgari, si basava su che cosa? Su richiami storici, su geografie anche proprio emozionali e anche di esotismi lessicali e visivi. E tutti questi aspetti si radicavano profondamente sia nei fatti che nelle conoscenze scientifiche e letterarie della sua epoca. Questo perché? Perché Salgari raccoglieva e rielaborava, pescando da un ampio bacino di dati, ma anche di immagini e di rappresentazioni che si era creato nel corso dei secoli precedenti di dominio coloniale. E che proprio in quegli anni si stava arricchendo perché l'Italia unita si stava presentando per la prima volta non solo sul Mediterraneo, ma anche su diversi oceani, attraverso la propria flotta. E in corrispondenza con l'unificazione d'Italia nasce anche un grande amore per l'esotico e per i viaggi, e che porta a fiorire una letteratura di tipo odeporico, quindi una letteratura di viaggio, ma anche di avventura specificatamente italiana, dapprima tradotta e poi che si caratterizza sempre di più in base a degli stremi italiani. Quindi in qualche modo possiamo dire che la Malesia di Salgari e Sandokan nascono da fatti reali, ma anche da fatti più come dire, narrativi. I salgariani in genere parlano di nuclei genetici di Sandokan, no? E di Salgari in generale, di Defoe, di Stevenson, di Cooper, di Dumas, di Scott e di Hugo, e anche di forme narrative che lo influenzano un pochino più vicine, quindi Jules Verne, Aymar, Menride, Bussenard. Però in realtà, se guardiamo un po' a quello che è il panorama italiano, possiamo effettivamente vedere che appunto dagli anni 70 ci sono tantissime pubblicazioni da parte degli editori italiani, soprattutto le cosiddette biblioteche di viaggio di Muggiani, poi Edoardo Pirino a Roma, Treves, Sonzogno, che portano al pubblico italiano moltissime edizioni in traduzione di esploratori, di viaggiatori, e poi anche, prima stranieri, poi anche italiani, ovviamente. E poi un'altra fonte di Salgari sono le cosiddette riviste illustrate di viaggio, che sono, oltre ad essere bellissime per le immagini che contengono, sono interessantissime proprio per andare a capire la rappresentazione e gli scenari di Salgari. E penso al Giro del Mondo, alla Valigia, all'Emporio Pittoresco, ma soprattutto al Giornale Illustrato dei Viaggi e delle Avventure di Terra e di Mare. Ma oltre a questo dobbiamo pensare che esistono tutta una serie di reportage giornalistici, ma anche di relazioni di viaggio. Perché? Perché, come dicevo prima, durante gli anni 60 e 70 del XIX secolo, l'Italia unita incomincia a presentarsi sui mari. Quindi cominciano anche i viaggi della Marina Militare Italiana. E sia militare che mercantile, e
diciamo che in questo, proprio in questi anni, e penso che lo affronterà Claudio Mancuso nel suo prossimo intervento, l'interesse dell'Italia è anche per la ricerca di una colonia di tipo penitenziario nel sud-est asiatico, e avvengono tutta una serie di viaggi in, questo, in questa seconda metà dell'Ottocento, alla ricerca un po' velleitaria forse di una colonia, della possibilità di acquistare appunto una colonia nel sud-est asiatico. Nel 1869 Carlo Alberto Racchia, al comando della principessa Clotilde, vede fallire delle trattative aperte con il sultano del Brunei, proprio quel sultano del Brunei che tanto affascinerà sia Salgari, ma anche autori inglesi del tempo, no? Pensiamo a Kipling. Abbiamo Racchia tornerà poi nel Borneo con la Corvetta Governolo e poi con l'Avviso Vedetta, sempre cercando di acquistare un'isola, l'isola di Bangwe, nello stretto di Balabac, non lontano di Sanda, da Sandakan, che è una cittadina, guarda caso, che richiama il nome di Sandakan, proprio nel nord del Borneo. L'area male o malesiana in ogni caso viene attraversata da tantissimi viaggi, tantissimi navi che fanno la circonnavigazione del globo in quegli anni. Penso alla Magenta, alla Vettor Pisani, Cristoforo Colombo, e ci sono anche esploratori importanti della seconda metà dell'Ottocento che si recano proprio nel Borneo. Pensiamo a Odoardo Beccari, che poi verrà accompagnato anche da Luigi Maria d'Albertis, e che esploreranno anche l'Iragnaia, quella che adesso insomma, è la parte occidentale della Papua Nuova Guinea. E poi successivamente ci sarà appunto Lamberto Loria, ma nell'arcipelago indonesiano verrà esplorato anche da Pedro Modigliani. Di questi viaggi, di queste esplorazioni, in terre, chiamiamole vergini, no? Come le chiamavano loro più che altro, e selvaggi, vi era ampia traccia sia nella stampa quotidiana che periodica del tempo, sia di tipo scientifico che di intrattenimento. E Salgari, fra il 78 e il 79, frequenta molto la marina militare, in realtà lui voleva diventare capitano di gran capotaggio. Cosa significa? Che lui frequenta da uditore l'istituto nautico di Venezia appunto nel 78 e nel 79, non diventerà capitano di gran capodaggio, si racconta di un suo unico viaggio su una nave chiamata l'Italia Una che attraversa l'Adriatico, ma Salgari, come penso ormai sappiamo tutti, fu un grande viaggiatore, ma di fantasia soprattutto. E però il suo interesse lo porta ad entrare in contatto anche con tante pubblicazioni nell'ambito della marina militare e mercantile, e anche pubblicazioni di tipo scientifico. Sto pensando al Cosmos di Giacomo Cora, sto pensando al Bollettino della Società Geografica Italiana, la Nuova Antologia, ma anche la Rivista Marittima. Sulla Rivista Marittima, che mi è capitato di studiare per una ricerca appunto sulle rappresentazioni dell'alterità dei viaggi durante gli ultimi decenni del XIX secolo, vengono pubblicate tantissime lettere, tantissimi estratti dei diari degli ufficiali e delle sottufficiali della Marina Militare, e questi estratti, molti dei quali poi verranno anche pubblicati sotto forma di volume, vengono letti da Salgari. Tutto questo per dire che cosa? Che le suggestioni, insomma, del periodo erano tante, e nel corso degli anni si sarebbero andate sempre di più moltiplicando. E da queste letture Salgari traeva, come dire, ispirazione, ma anche, quando era possibile, molto più concretamente i contenuti del suo immaginario. Quindi pensiamo alle fattezze, ai visi, alle vesti, alle armi, i mulini, gli utensili, le case, le imbarcazioni, ma anche la flora proprio, la fauna, persino i colori, i suoni, i sapori e gli odori. Tutto ciò di cui parla Salgari è garantito da una fonte. Questo perché? Perché, come dice Felice Pozzo, che io reputo un po' il papà di Salgari, Salgari era un grande spigolatore di giornali, di riviste, di libri. Quindi lui si documentava dettagliatamente e trascriveva informazioni di ogni genere, dalle più serie alle più curiose. E lui aveva proprio una serie di diari,
quaderni dotati di indici che erano facilmente consultabili e che lui utilizzava per la costruzione delle sue trame, dei suoi personaggi e di ambientazioni, come dire, sempre nuove. I materiali costitutivi più specifico del mondo malesiano, il diario malesiano di Salgare, prendono ispirazione. Allora, i materiali costitutivi appunto del mondo salgariano, malese e indonesiano, spero che vada bene così, a differenza però delle sue probabili ispirazioni, erano soprattutto precedenti, cioè non erano contemporanei ai viaggi che appunto venivano fatti in quell'epoca. Gli studiosi di Salgari parlano soprattutto dell'Océanie di Drancy, che apparve appunto in francese nel 1936, Salgari leggeva perfettamente il francese, era molto meno avvezzo all'inglese, e la stessa Montpracem era stata in qualche modo frutto di, non dico un'invenzione, ma più che altro di un errore. Era stata assegnata da Dumont d'Urville su una carta, la cosiddetta carta dell'isola del Borneo, e però effettivamente quest'isola non è mai esistita. L'India di Tremannai, che invece di Kamamuri, traeva ispirazione dal costume antico e moderno invece di Giulio Ferrario, e anche dall'India dei Rajà di Rousselet. Ovviamente poi ci sono dei riferimenti più diretti che provengono da il giornale Lo Strato di Viaggio e Il Giro del Mondo. Allora, se però pensiamo, stando antropologa, quello che interessa anche molto me, e che forse è stato l'aspetto che è stato studiato tra virgolette di meno di Salgari, è quanto effettivamente c'è di vero in queste rappresentazioni, cioè quanto effettivamente questa rappresentazione corrispondeva poi alle popolazioni che Salgari effettivamente non aveva mai incontrato. Cioè, dei veri malesi, bengalesi, indiani, maratti e tutte le altre popolazioni che lui descrive, sembrerebbe che Salgari sapesse ben poco, perché ovviamente non era un viaggiatore e tutto ciò che lui conosceva era in qualche modo mediato non solo da rappresentazioni di importazione principalmente francese e inglese, ma anche cioè, da tutte le sue letture. Ovviamente questo tipo di rappresentazioni poi si trasformano in qualche modo, si trasformano e vengono, come dire, italianizzate. Però vogliamo vedere nella concretezza i riferimenti e le spiegazioni di Salgari non aiutano a conoscere meglio la realtà. Cioè il mondo di Sandokan, come dire, prendeva forma negli interstizi delle pagine a partire da dettagli etnici, dettagli geografici, botanici, zoologici. Quindi essere soprattutto un repertorio lessicografico, un universo di vocaboli piuttosto che di oggetti e di persone in carne ed ossa. Eppure, appunto mi avvio alla conclusione, è innegabile che Salgari, prima di ogni altro, abbia costruito un altrove all'interno del quale la popolazioni generalmente divise da quella che allora era una geografia della civilizzazione, insomma, in cui i vincenti e le vittime perdenti del colonialismo ottocentesco non si potevano incontrare, al contrario Salgari in qualche modo le fa vivere e lottare fianco a fianco e apre in qualche modo le porte a nuovi possibili mondi e anche modi di stare al mondo. E questo spazio esotico è uno spazio che ha un grandissimo successo ed è uno spazio esotico che in qualche modo questa mostra ci permette nuovamente di usufruire. Torniamo appunto ci permette di viaggiare nuovamente nel mondo di Sandokan e contemporaneamente ci permette di fare un tributo a Salgari e a tutto, diciamo al suo lascito, che è un lascito che ha preso delle forme differenti attraverso appunto i fumetti, l'arte, il teatro, i film, e che riusciremo, spero presto, di nuovo a vivere, insomma, venendo in presenza a trovarvi. Grazie. Allora, grazie professoressa Dismeyer, grazie del suo intervento, ci ha ricollocato Salgari e Sandokan nella loro dimensione.
E riprendo spunto da lei, dal riferimento che ha fatto appunto a questa Italia umbertina, a questa Italia tra l'altro appunto del suicidio di Salgari il giorno delle celebrazioni del 50° dell'Unità d'Italia, queste grandi celebrazioni che tra l'altro riguardano direttamente i nostri musei, perché dall'esposizione di Roma del 1911 di fatto è nata si è strutturato il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari o dell'Etnografia Italiana da parte di Lamberto Loria, e quindi queste due coincidenze, insomma, questo sguardo storico lo rimando tutto al nostro Claudio Mancuso, che ripercorrendo gli spazi di questa identità italiana attraverso Salgari ci riporta in un dominio molto particolare, molto interessante, e che il suo saggio nel troverà più diffuso e ampio spazio nel saggio che ha scritto, che ha preparato per il catalogo della mostra. Quindi passo la parola a Claudio Mancuso, grazie. Sì, grazie Francesco, ringrazio anche Fabiana, perché il mio intervento è una sorta di prosecuzione ideale, no, di quanto lei ha sottolineato. Io partirei da una data, che è il 1974, perché quell'anno esce un volume molto interessante all'interno, no, della storiografia italiana sul Risorgimento, scritto da Giovanni Spadolini, e intitolato L'autunno del Risorgimento. Questo volume ripercorre un po' quelli che sono le figure simbolo, insomma, della nascita dello Stato unitario italiano e le date più importanti. In questa sorta di pantheon che Spadolini illustra, noi troviamo Emilio Salgari. Quindi, accanto a coloro che hanno fatto l'Italia con le lotte del Risorgimento, accanto ai padri della patria, noi abbiamo il nostro Salgari. Spadolini argomenta la sua analisi, perché ci dice come in un'Italia che ormai stava, diciamo così, abbandonando un po' quella tradizione risorgimentale, era un'Italia ormai post-risorgimentale che guardava oltre i propri confini, un'Italia che guardava alle esplorazioni geografiche, no? In quegli anni inizia la sua attività la Società Geografica Italiano, un'Italia che si avvia anche all'espansionismo coloniale in maniera, diciamo, molto alterna, in maniera, diciamo, non del tutto convincente sul piano internazionale, ma è un'Italia che sta cambiando. E mi piace leggervi due righe proprio scritte da Spadolini. Ci dice che i libri di Salgari orientarono la gioventù italiana verso la ricerca di quegli orizzonti misteriosi e sterminati che coincidevano con tutte le suggestioni di un nuovo mondo. Ed effettivamente le parole di Spadolini fanno luce sul ruolo di Salgari nella definizione dell'identità collettiva e individuale degli italiani in un frangente storico fondamentale, perché ricordiamo che il 1911, una data che sia Fabiana sia Francesco hanno citato, è anche un anno di diciamo chiusura dei bilanci per l'Italia, perché l'Italia celebra il 50° dalla sua fondazione. Quindi un'Italia che si guarda indietro verso tutto quello che ha fatto, ma che guarda anche avanti. Quindi, partendo proprio da questa analisi di Spadolini, ho ritenuto interessante provare a vedere in che modo effettivamente la figura di Salgari impatta nella definizione delle identità collettive italiane di quegli anni. E nella mia ricerca mi sono imbattuto in un volume molto interessante, si intitola I libri più letti dal popolo italiano. La pubblicazione di questo volume è del 1906 e riporta i primi risultati di un'inchiesta promossa dalla Società Bibliografica Italiana. In realtà inchieste simili erano state portate avanti sia in Inghilterra nel 1887, ma anche in Germania
nel 1892. Quindi anche in Italia si comincia a voler capire cosa gli italiani leggono, e quindi si fa una sorta, diremmo oggi, di hit parade degli autori più letti. Come viene condotta questa inchiesta? Si pone una lista di domande ai principali editori italiani, ma anche ai librai, cioè a coloro che di fatto avevano il polso, no, della situazione. Ricordiamoci che ancora il tasso di alfabetizzazione nel nostro paese non è tra i più elevati d'Europa, quindi risultava, diciamo, complicato, no, fare un'inchiesta, diciamo, diretta sulle persone. Però i risultati di questa indagine sono molto interessanti. Ad esempio, tra gli impiegati, quindi all'interno del ceto medio, il primo posto delle letture è occupato da Edmondo De Amicis, un'altra di quelle figure iconiche dell'Italia post-risorgimentale. Ma al quarto posto troviamo Emilio Salgari con ben 27 opere. Quindi questo è un risultato interessante. Ma i dati si fanno ancora più gustosi, se mi consentite, se guardiamo le altre categorie. Per esempio, tra gli studenti inferiori ai 15 anni, Salgari è al primo posto con 110 opere. E pensate, De Amicis, che è al secondo posto, può vantare solo 40 opere. Quindi il nostro scrittore, diciamo, che vince per distacco in questa classifica. Tra gli studenti invece di età superiore ai 15 anni la cosa non cambia, cioè Emilio Salgari è ancora al top della classifica. Guardiamo invece tra la categoria degli operai, quindi scendiamo un po' nella scala sociale dell'Italia umbertina. Ebbene, Zola è al primo posto, Victor Hugo al secondo posto. Ricordiamoci, sono degli autori vicini comunque a una ideologia, diciamo, più socialista, che in quegli anni cominciava a guadagnare spazio. Ma Salgari è al terzo posto, prima di Dumas, prima di Tolstoi, prima di Jules Verne. Quindi è veramente un risultato straordinario. E così via dicendo, anche nelle altre categorie noi ritroviamo sempre Emilio Salgari al primo posto. Quindi quando noi parliamo appunto di come questo scrittore ha inciso nella formazione dell'identità nazionale italiana, beh, questi dati ci danno la misura concreta, cioè Salgari definisce un nuovo orizzonte verso cui orientarsi, un nuovo modello di uomo verso cui le nuove generazioni possono guardare. Questo è fondamentale per una nazione giovane come l'Italia, che appunto si avviava verso un nuovo corso politico, economico e storico. Quando poi nel 1911 Salgari muore, non a caso la sua morte è legata proprio all'evento del cinquantenario, ho spulciato un po' di giornali, soprattutto la stampa di Torino. È impressionante osservare come ci fu una mobilitazione dei cittadini per appunto aderire a una sottoscrizione in favore della famiglia di Emilio Salgari, segno del fatto che le sue avventure, i suoi romanzi, in realtà avevano lasciato un segno impresso, no, nell'animo delle persone. Quindi ci fu un'incredibile adesione, appunto, di tantissime donazioni arrivarono da associazioni, da esponenti della politica, da privati cittadini, per sostenere la famiglia di questo scrittore. Uno scrittore quindi che ha veramente fatto la storia d'Italia, al pari di Edmondo De Amicis, che col suo cuore, diciamo, è stato più studiato, più indagato. Però ecco, è importante sottolineare come la ricerca storiografica, ma anche antropologica,
degli ultimi decenni abbia assolutamente rivalutato e posto nella giusta misura l'importanza di Emilio Salgari. Io direi, Francesco, che mi fermo qui, insomma, così diamo spazio anche agli altri relatori, ma anche, diciamo, eventualmente a un dibattito, insomma, su questi temi. Grazie, grazie Claudio Mancuso. E sì, io adesso non la vedo se Alessandra Sperduti, ma penso che si abbia aperto i suoi microfoni, perché questo è il secondo, insomma, l'intervento che comincia a avvistarsi all'interno delle nostre collezioni, perché sarà molto specifico sulle teste trofeo del Borneo che sono conservate nel museo Pigorini, ma sono nel museo, sono nella sezione etnografica del Museo delle Civiltà. E Sì. vorrei dire che poi dopo ci approfondiremo ancora di più questo viaggio nei magazzini quando parlerà Francesco De Feo, che ci farà proprio veramente lo immagino conoscendolo, proprio la ricognizione sia della nascita di questa mostra, le motivazioni dalle quali è scaturita, sia gli oggetti Ok, e allora. soprattutto questo arsenale salgariano, questo il titolo un po' della giornata di oggi, dopo le armi di Sandro, che quindi darà più spazio a questi aspetti specifici. Quindi lascio la parola ad Alessandra Sperduti, che vedo sia Grazie. pronta. E Alessandra Sperduti sta litigando col suo schermo perché devo assolutamente, così adesso vedete anche tutti i miei appunti. lo vedete? Io non mi vedo più e quindi perfetto. E questo è l'importante, anche se sono abbastanza centrata. Eccoci qua. Allora, ci siamo, vedete anche la prima slide. Scusate, io lavoro sempre invece con i PowerPoint, spero che sia possibile. Allora, però prima di iniziare, due parole, scusatemi in inglese, perché volevo. I would like to acknowledge the presence of a researcher that is Mr. Albert von Zunemann, Zunebald, that is following us. I think that he's not speaking Italian, so this is just a very short greeting for him, just directly for him. Ok, allora cominciamo con qualcosa che possiamo raccontare o che ci raccontano le teste trofeo del Borneo. Abbiamo parlato di Sandokan e nelle saghe di Sandokan noi più volte incontriamo i Dayaki o Dayaki. E più volte Salgari in realtà non ci descrive in toni molto lusinghieri. Forse in Sandokan alla riscossa possiamo leggere poche parole, una breve descrizione che possiamo in fondo definire neutra e non distante dalla realtà, perché dice che i Dayaki sono cacciatori di teste. Noi sappiamo che non lo erano tutti e sappiamo anche che questa è una verità che dobbiamo un po' estendere a tutto il mondo. Non scordiamoci che fino a poco tempo fa l'uso di parti di corpo umano come trofei, trofei di guerra e non solo trofei di guerra, è stata una pratica abbastanza diffusa e diffusa in tutti i continenti abitati. Per quanto riguarda l'area che ci interessa di più, quindi il sud-est asiatico e il Borneo che vedete lì al centro come isola, si parla di una diffusione semicontinua che si relaziona a miti, a leggende caratterizzati da topos omogenei, cioè in quasi tutte le regioni si racconta di personaggi abbastanza simili nella loro caratterizzazione e che compiono imprese simili. E per il Borneo, in modo specifico, esiste una particolare leggenda abbastanza emblematica per spiegare l'origine della caccia alle teste. Cosa si racconta in questa leggenda? Che in origine i Kenya erano soliti prelevare solamente i capelli dalle teste dei nemici uccisi. E come vedete da queste immagini, quella a destra e a sinistra,
con i capelli spesso venivano adornate le armi e in questo caso anche gli scudi, evidentemente per potenziare queste armi. Ma un giorno il capo Tokong, il capo villaggio, impegnato in una spedizione di guerra, incontra un rospo. Il rospo emette dei suoni, gracida evidentemente, questi suoni ricordano le parole taglia il collo, taglia il collo. Tokong si ferma, chiede spiegazione, siamo in leggenda, quindi gli animali parlano, e il rospo spiega il suo punto di vista, dice non è più sufficiente tagliare solamente i capelli ai nemici, ma occorre prelevare l'intera testa, perché solo in questo modo si ottiene veramente la fortuna. La leggenda racconta che Tokong era fra quelli più dubbiosi del gruppo di spedizione, era abbastanza resistente a questa nuova idea, e continua la sua spedizione di guerra, incontra i nemici, ne uccide 7 e decide di provarci, quindi taglia loro le teste. Gli effetti sono immediati perché il viaggio di ritorno è velocissimo, senza problemi, e al suo ritorno nel villaggio Tokong scopre qualcosa di miracoloso. Erano guarite le persone veramente malate, e le trappole erano date alle prede e i campi erano fiorenti. Allora, tutto questo per dire che in questa leggenda l'importanza non è tanto uccidere i nemici quanto piuttosto catturare le teste dei nemici. Chiaramente noi diremo, se non li uccidiamo questi nemici, le teste non ce le danno. Ma allargando un po' di più e pensando a tanti altri racconti mitologici, spesso incontriamo personaggi che sono cacciatori di teste, che si impegnano in viaggi trascendentali, diventano quasi figure sciamaniche e poi tornano nelle comunità e portano qualcosa di nuovo. E allora ecco che la pratica della caccia alle teste è una pratica che prende significato e assume dei fondamenti abbastanza importanti, un fondamento morale e un significato mistico. Morale perché si fa per il bene della comunità, mistico perché è una pratica che è stata indicata dagli esseri sovrannaturali. Allora noi possiamo ben dire che le teste trofeo sono qualcosa di più, almeno nel Borneo, di un epifenomeno della guerra. Sono di più perché tanti sono gli ambiti e significati delle teste trofeo, significati pluristratificati, pluriintrecciati anche all'interno di una singola comunità. Quindi non scordiamo certamente tutta quella sfera che riguarda i rapporti di forza, chiamiamoli così. Quindi catturare teste per esprimere, per mostrare il proprio valore, catturare teste per accrescere il prestigio sociale e per pareggiare alcuni conti, alcune contese anche con le comunità vicine. Ma poi c'è tutta l'altra sfera, la sfera della magia, della religione, della visione del mondo, la cosmogonia, il rapporto tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno. Cosa bisogna fare? E le teste sono sempre al centro di queste attenzioni, di questi pensieri, di questi sistemi di pensiero. E quindi le comunità del Borneo sono attraversate, se vogliamo dire, da cerimonie che sono fatte per le teste, con le teste. Ne segnalo, vado avanti e ditemi da quando ricomincio. Vai. A questo punto, qua comunque vi ho spiegato, qua abbiamo parlato, qua anche, qui. Quindi abbiamo parlato dei vari significati, dei vari ambiti di uso e le cerimonie. Fino a qua lo vedete? Allora a questo punto, se lo state vedendo, se non vedete, ditemelo a voce, perché io non vedo più le chat, capito? Perché lo devo mettere a settembre. Allora, quindi abbiamo detto varie cerimonie. La prima in ordine di tempo e, se vogliamo, la più importante è la cerimonia di accoglienza delle teste. È una cerimonia o una serie di cerimonie che sono fondamentali perché servono fondamentalmente a trasformare un corpo nemico in un'entità amica, servono a trasformare qualcosa che è un resto biologico in un essere dotato invece di carica magica, di potenza e di potenza benigna per il villaggio che l'ha catturata e l'accoglie. E quindi in queste cerimonie hanno un ruolo di preminenza le donne, perché sono loro che si occupano di accogliere le teste, poi di nutrirle, di
coccolarle in qualche modo, di tenerle al caldo, di cullarle, come vedete anche dalla frase che abbiamo messo qua sotto. Le curatrici, sono le curatrici. Abbiamo detto. Qua le curatrici sono importanti, abbiamo capito. Allora, quindi abbiamo cerimonie per la nascita, le cerimonie per la nascita dei bambini, per le cerimonie di attribuzione del nome e cerimonie anche per l'uscita dalla vita, quindi le cerimonie funebri. Si diceva che per chiudere il lutto, per chiudere la cerimonia funebre, soprattutto di persone di altro rango, era necessario acquisire una nuova testa, una testa fresca. Ovviamente esistevano anche i piani B e i piani C. Piano B, si usava una testa già presente nel villaggio, quindi non fresca. Piano C è qualcosa che accade soprattutto all'inizio del cavallo dell'Ottocento e Novecento, quando la pratica di fatto viene vietata, questo lo sappiamo, e siamo di fronte a una vera e propria eradicazione della pratica, anche se ci sono anche degli episodi di persone che invece cercano di violare questa nuova legge. Ma cosa succedeva allora? Sul territorio del Borneo c'erano dei forti governativi e alcuni di questi forti avevano tutta una serie di collezioni di crani, evidentemente confiscati ai villaggi, ma gli abitanti dei villaggi vicini potevano chiedere in prestito una di queste teste, registrare questo prestito e poi registrare anche la restituzione. Quindi siamo di fronte a una burocrazia, diciamo, che cerca un po' di regolamentare questa pratica. Allora, ma il più delle volte ovviamente si andava in guerra, oppure si partiva per delle spedizioni, dei raid che riuscivano ad arrivare a volte anche dentro al villaggio. Non scordiamoci che erano ricercate le teste degli adulti maschi, ma anche le teste di donne e bambini. Anzi, in certi contesti era considerato una prova di maggior coraggio, di maggior astuzia, essere riusciti a penetrare fin dentro al cuore dei possedimenti del villaggio e di altri gruppi per poter proprio arrivare a colpire le persone che in realtà devono essere le più protette, appunto, le donne e i bambini. Si prende il nemico, si uccide e poi viene decapitato. E da questo momento parte un processo che inizia subito, ma proseguirà poi anche nel villaggio, di preparazione della testa e fondamentalmente, se vogliamo, di trasformazione di questo oggetto ormai inanimato di origine biologica in qualcosa di potente, magico. La prima cosa abbiamo detto, tagliare la testa, recuperare i capelli per mettere poi i capelli sulle armi, come abbiamo visto, e la prima cosa anche è estrarre il cervello. Allora si pratica un'apertura ancora più grande sulla base del cranio, come vedete nell'immagine di sinistra, e tutti gli altri tessuti e molli, l'epidermide e così via, vengono man mano ripuliti anche attraverso l'uso del fuoco. Sulla sommità del capo bisogna considerare una cosa per il passaggio di un ramoscello. No, ti volevo dire una cosa importante che si vuole agganciare. Dopo, diciamo, allora con un ramoscello. Vabbè, no, vabbè. Sì. No, perché dialoghiamoci. No, perché se no non si capisce tanto. Un secondo, è interessante che i tagliacchi usavano la cerbottana con i dardi avvelenati. Perché la cerbottana, quei dardi avvelenati, non danneggia i corpi, no? Quindi la testa rimane intatta. Se invece tu rischi di uccidere qualcuno con una freccia, con una lancia o con la stessa spada, potresti danneggiare il trofeo. E allora loro si servivano delle frecce avvelenate, dei dardi avvelenati, delle cerbottane, nello stesso modo dei Kivaros dell'Amazzonia. Vai. Sì. Non possiamo generalizzare perché abbiamo le prove al Museo di crani che hanno decisamente dei tagli per i mortali proprio sulla testa, quindi evidentemente a qualcuno è perché l'hanno preso al volo o di altro genere, perché quindi l'hanno preso in combattimento, certo, ma noi non possiamo generalizzare. E c'è anche questo, che spesso se poi il bottino era magro, la testa poteva anche essere tagliata a metà e divisa fra due guerrieri, questo poteva accadere, e secondo loro non era depotenziata. Quindi ci sono ovviamente, c'è una varietà di comportamenti rispetto a questo. Comunque quello che è importante è il fatto che poi venissero appese con questi, diciamo, fori praticati il passaggio delle fibre vegetali. Infatti noi le chiamiamo teste trofeo, ma loro le chiamavano teste appese, perché poi quella era la loro collocazione.
Ancora, pensiamo adesso, niente, si torna al villaggio. Questa è un'immagine molto bella, poi forse Francesco ce la può commentare dopo, quando sarà la sua parola, ma in alcuni casi la spedizione di guerra non poteva rientrare subito nel villaggio, doveva rimanere accampato al di fuori del villaggio ancora una notte e poi la mattina dopo essere raggiunti invece dall'intera comunità in processione. E a questo punto che avveniva lo scambio con le donne. Le donne regalavano ai guerrieri tessuti riccamente ricamati e ricevevano le teste perché, appunto, abbiamo detto, se ne dovevano prendere cura. A volte la destinazione finale delle teste era in capanne opportunamente costruite, dedicate a questo, come l'immagine che voi vedete. A volte, invece, il più delle volte, possiamo dire, la destinazione finale è questa, appese nelle verande delle long houses, quindi fondamentalmente al centro della vita sociale della comunità, come potete vedere da queste due immagini. Quindi sono appese e il villaggio si riunisce sotto. Nell'immagine a sinistra abbiamo proprio anche il focolare, quindi quel cerchio di crani è sospeso sul focolare, e sotto i crani, sulla destra, c'è un personaggio di spicco anche perché è stato un grande informatore, ad esempio di tutti i resoconti di Farnes. Se vedete, si chiama Aban Avit, e con Farnes ha parlato moltissimo della pratica, dando ovviamente il suo punto di vista, si sono scambiati moltissimo l'opinione, e ancora una volta vedete come si sintetizza perfettamente il ragionamento, il pensiero, la base ideologica che c'è alla caccia delle teste. Coloro che una volta erano i nostri nemici diventano i nostri guardiani, i nostri amici, i nostri benefattori. E prima Aban Avit aveva detto anche: non è una pratica crudele, ma poi del resto lo faceva mio padre, il padre di mio padre, quindi è una dat, è un costume, è una tradizione. E adesso veniamo ai reperti. Seguite sempre il PowerPoint, perché io vedo solo il PowerPoint, non mi vedo nessuno. Perfetto, benissimo. Grazie. Ok, il Museo delle Civiltà custodisce 5 reperti riferibili ovviamente alla pratica delle teste trofeo. Qui ne presenterò solamente 4 perché uno si tratta di un frammento di cranio. Questi reperti sono stati acquisiti all'inizio del Novecento per donazioni o per acquisti, e mi interessa qui far notare come il cranio di destra e di sinistra rappresentano in fondo, diciamo, la preparazione e l'uso tradizionale, quello più frequente, cioè quindi un cranio ripulito più o meno dei tessuti molli, quello a destra un po' meno, e poi appunto circondato da ramoscelli per essere appeso. Qualche volta i crani erano conservati in ceste o in sacche di vimini, come in questo caso. Noi, devo dire, è da tempo che abbiamo deciso di non scioglierlo, questo nodo che tiene il sacco, e abbiamo deciso da tempo di fare un RX o una TAC per evidentemente vedere che cosa c'è dentro veramente. Ma come sapete, per questo periodo entrare in un ospedale, dopo come siamo messi, con un cranio del Bornio non è molto facile in questo momento, ma lo faremo. E poi volevo mostrare un altro reperto che è molto particolare, perché ce ne sono pochi esemplari adesso al mondo, che è un cranio, lì sotto c'è un cranio ricoperto da un sottile lamina di stagno e decorato in modo da, diciamo, dare vita, dare espressività al volto della persona che viene riprodotta. Quindi gli occhi sono aperti, la bocca è semisocchiusa, i denti, le orecchie e la base e la forma del naso sono resi da legno. Vedete anche poi tutte le decorazioni e, come al solito, la cordicella per la sospensione sulla testa. Come museo non abbiamo crani invece decorati in questo modo, e ce ne sono, quindi sono crani con un altro tipo di decoro molto elaborato, ci sono incisioni o pitture dirette sull'osso. Molto si discute, si ragiona sul perché ci siano grandi differenze nella decorazione dei crani. Qualcuno dice che dipenda veramente da gruppo culturale a gruppo culturale, oppure dal desiderio di dare maggiore potenza ai crani più decorati. E adesso veniamo al fatto che, da cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, il collezionismo europeo importa nel nostro continente centinaia di crani. Quindi immaginiamo questi crani che lasciano la loro terra
attraversano gli oceani e arrivano in Europa. E in Europa arrivano declassati. Arrivano declassati perché l'intento lì è di scordarsi completamente che questi sono oggetti rituali e trasformarli, esporli al pubblico come feticci della ferocia. O ancora usarli solamente come reperti biologici per fare degli studi razziali. Quindi capacità cranica, morfologia, quindi siamo in piena antropologia razziale. Ora è chiaro che i musei oggi hanno cambiato completamente visione e adottano delle procedure, dei modi di agire, di pensare e di ragionare su come esporre e come raccontare queste storie in modo completamente diverso. Quindi ricordarsi sempre che sono un frammento che racconta di una complessità sociale e culturale veramente ricca e veramente interessante da conoscere. E chiaramente nell'Ottocento si navigava nei pregiudizi, negli stereotipi, e quando non c'era materia vera da raccontare, i racconti venivano anche inventati. Cioè è emblematica la storia di Waino e Plutano. Sono presentati come due selvaggi dal Borneo, sono in realtà personaggi e narrazioni completamente inventati. Vedete la storia qui, questa è una locandina, e fa vedere come questi cannibali del Borneo sono stati catturati e poi portati, esibiti negli Stati Uniti. Ma in realtà si tratta di due fratelli americani affetti da nanismo e ritardo mentale. E quindi possiamo dire, beh, però adesso noi ce ne siamo liberati da questi odiosi pregiudizi. Io pensavo di sì, però cercando proprio altre immagini di storie tipo Waino e Plutano, mi sono imbattuta in questa cosa. Guardate la data, dicembre 2020, viene data notizia che nel 2021 verrà rilasciato un nuovo videogioco che ha questo titolo molto emblematico e queste immagini, cioè c'è il trailer di presentazione, che veramente non lasciano spazio a dubbi. È nata subito una grossissima polemica tra pensatori, culture e gruppi del Borneo rispetto poi al gruppo che sta producendo questo videogioco. C'è molto, è un dibattito che vorrò seguire, ci sono ovviamente botte, risposte, interviste, ma secondo me è qualcosa abbastanza di grave. E allora con questo vi lascio dicendo l'importanza dei musei oggi, che hanno il dovere e hanno la capacità ormai di raccontare più storie rispetto a un fenomeno, perché diciamo il pericolo della singola storia è proprio quello che crea stereotipi e pregiudizi. Grazie. 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 Sentite, sì. Io tra l'altro non ho presentato i due, dando come fatto per scontato. Alessandra Sperduti è un'antropologa fisica del nostro museo, della sezione di bioarcheologia, e con questa mirabile presentazione si è ricongiunto il senso spesso un po' sconosciuto, un po' ambiguo di antropologo, perché di fatto l'antropologo fisico si è unito perfettamente al concetto di antropologo culturale. Due cose in questo magnifico suo intervento che mi piace molto, io non senza ritegno. E dall'altra parte c'è Claudio Mancuso, che anche lui abbiamo per scontato, ma Claudio Mancuso è entrato da poco nel nostro ministero con il recente concorso ed è come demo etnoantropologo, in realtà è anche uno storico a tutti gli effetti, l'avete intuito dal suo intervento. Adesso passiamo la parola a Francesco De Feo, che è intervenuto, l'avete imparato a conoscere perché è intervenuto come dire, a gamba tesa negli interventi altrui, e lui ci farà, sarà l'elemento veramente di riquadro di tutta la vicenda di questa mostra, perché ce ne illustrerà sia le ragioni iniziali e sia gli approfondimenti di alcune sezioni, proprio da oplologo, da studioso delle armi, quale è, di alcuni dettagli specifici di questa mostra, infine insomma a dare il quadro un po' generale del nostro lavoro. E a questo punto credo, se non ci sono
obiezioni, vi passo direttamente la parola. Francesco De Feo può incominciare. Mi vedete? Mi vedete? Mi sentite? Mi sentite? Ti vediamo benissimo, grazie. Sì, vai tranquillamente. Ah, ok, ripreso perché c'è stata un'interruzione. Sì, va bene. Allora, io sono Francesco De Feo Trombadori. Non sono un antropologo, non sono un archeologo, sono un fabbro. Sono un fabbro che però ha avuto un passato anche di antropologo e archeologo dilettante, perché nel 1985-86 ho scoperto una cultura preincaica e diversi chilometri di Cammino Real, quel cammino di cui adesso si farà una mostra forse al MUCIB. In quell'occasione ho avuto contatti con i curanderos della Cordigliera Andina, che usavano le teste mummificate, quelle di cui ha parlato lei adesso. Mi ha fatto molto piacere che me ne abbia parlato, perché con la dottoressa Paterni eravamo molto in dubbio, lei era in dubbio se esporre queste teste, come esporle, perché sono un argomento scabroso. Sono un argomento scabroso sia perché possono essere politicamente scorrette. Io credo che invece siano un argomento scabroso per il loro grande potere spirituale, che io ho visto sulla cordigliera. Queste teste, queste armi, questi reperti contenuti al Museo Pecorini sono oggetti di grande potere spirituale, e vanno trattati con estremo rispetto, vanno onorati. Quando una persona va al cospetto di questi oggetti, li deve onorare, deve lasciare fuori tutto. Bisogna entrare davanti a queste cose a bassa voce e cercare di intuirne il valore. Questi oggetti hanno una forza di gravità propria e hanno scelto il museo come loro dimora, forse definitiva. Adesso non so se lo vedete, io qui dietro di me, non so se si vedono, ho delle spade, no? Queste spade sono vecchie di secoli, 6 o 7 secoli. Io le tengo. Per quanto tempo ne sono il custode? Niente. Dove vanno? Lo decideranno loro stesse. Le teste, i reperti del Pecorini, le armi, i libri, e tutto quello che Pecorini ci ha voluto donare, ha voluto attirare con grande profusione di sforzi, impegno personale nel museo Pecorini, hanno scelto di stare in questo posto che io ho chiamato la casa degli antenati. Ho chiamato la casa degli antenati perché in questo museo etnografico c'è tutto il nostro passato. C'è tutto il nostro passato anche di epoche molto diverse da quelle che stiamo vivendo noi adesso. Quindi questo è una miniera. Come ho detto prima, io ho fatto diverse scoperte di risonanza internazionale casualmente in Sud America grazie ai curanderos, ai brucos della cordigliera, però vi dico che le grandi scoperte si possono fare uguali nelle viscere dei musei. E questa mostra di Sandokan è stata una di queste, perché quando sono andato lì casualmente nel 2006, ero andato nel Museo di Arti e Tradizioni Popolari a vedere i coltelli, poi mi ero diretto così verso il Pecorini, avevo incontrato una persona, avevo chiesto che conoscevo, casualmente ho chiesto di vedere questi reperti, la dottoressa Paterni me l'ha fatti vedere, mi ha detto che doveva fare questo lavoro, un lavoro sulla Virtual Asian Collection. Io incidentalmente sono un orientalista, un yamatologo, e sono anche il presidente dell'associazione giapponese per la salvaguardia della spada d'arte, della filiale italiana di questa associazione, che è un'associazione storica giapponese molto importante,
E quindi ho un po' di dimestichezza con queste cose, insomma, sono andato in questi depositi con molto timore e reverenziale, e piano piano mi sono stati sottoposti questi reperti. Questi reperti c'erano queste cose che io ho riconosciuto essere di Sarawak. Allora, immediatamente, proprio come lo sto raccontando adesso, nel giro di un attimo ho detto: queste sono di Sarawak, vedi un po' se c'entra James Brooke. Il resto lo sapete, erano di James Brooke, sono state regalate a Red Italia, insomma, e mi è venuta in mente di fare questa mostra di Sandokan, che poi adesso sta andando così tanto avanti nel tempo, eccetera, eccetera. Poi sono contento che intanto la situazione del museo sia molto cambiata, e che ci siano elementi come la dottoressa Sperduti, Mancuso, eccetera, eccetera, che ho invitato a partecipare a questa cosa, e che ci dà un contributo interessante. La stessa dottoressa che ci ha illustrato così bene ha inquadrato questo fenomeno del taglio delle teste così bene. Insomma, le cose stanno prendendo faticosamente forma. Il prezzo pagato per la realizzazione di questa mostra è molto alto, sarà ancora più alto. Ci vorrà ancora tempo per riuscire a realizzarla. Io ce la metterò tutta. Questa mostra si deve a Pigorini. Pigorini è stato il promotore, il fondatore di questo museo. Pigorini, negli ambiti che io conosco e che mi hanno iniziato a queste cose, potrebbe essere considerato un antenato, e come tale il protettore del museo. Quindi mi auguro che il suo busto venga messo nuovamente dove doveva stare. Io, per propiziare la riuscita di questa mostra, decisi di donare una delle mie spade, e prima di presentarla al direttore, l'ho presentata al busto del Pigorini di fronte, e l'ho offerta in segno di impegno. Quindi mi auguro che questa cosa adesso si possa concretizzare, che questa sia veramente la volta buona per cominciare a realizzarla e ad impegnarsi nella parte più cruciale di questa cosa, che è anche la realizzazione pratica, no? Quindi niente, diciamo che possiamo parlare di questi reperti. Allora, questa casa degli antenati, come la chiamo io, questo magazzino, questo deposito, è una miniera inesauribile di oggetti potenti e misteriosi. Alcuni dei quali veramente sono di pregio eccezionale nel loro genere, e ci riportano nel mondo di Salgari. Io non so se Salgari l'avesse viste, credo che quelle lì regalate al Re d'Italia ci siano le prove che lui non le abbia viste, ma questo non ha importanza, perché Salgari aveva uno stato d'animo tale, aveva una capacità percettiva tale, che per lui era possibile capire le cose prima di conoscerle. Se noi vediamo lo stemma degli stati malesi, sono cinque cris in campo rosso, sorretto da due tigri. Lo stemma è sorretto da due tigri, sembra la bandiera della tigre della Malesia. Insomma, Salgari ha colto veramente l'essenza di certi luoghi. Come abbia fatto, non lo so descrivere. Sicuramente aveva uno stato d'animo da artista, che gli ha permesso di penetrare oltre l'apparenza delle cose, di saperle descrivere.
E poi si è impegnato moltissimo in questo campo, fino a morire di questa cosa. È vissuto da artista, è morto da guerriero. Quindi lui aveva una grande considerazione delle armi nel senso tradizionale. E le armi nel senso tradizionale non sono quello che noi pensiamo che siano ora, cioè non sono come le intendiamo ora, come la caccia alle teste non è quella che intendiamo ora. Le armi, come dice la parola stessa, sono un prolungamento del braccio, perché arm, braccio, e arma è un prolungamento del braccio. Però c'è un'altra parola molto, molto, molto importante che è collegata a queste. A questa è la parola arte. Quindi arma, arto e arte hanno la stessa etimologia. E infatti, vedendo le armi antiche, si vede l'eleganza delle forme, l'aspetto artistico, lo slancio corrisponde al bilanciamento di queste armi e gli aspetti e le rende efficaci, no? Quindi hanno tre aspetti, quello artistico, quello dell'efficacia, e quello artistico e soprattutto quello spirituale. Come diceva la dottoressa Sperduti, c'è un aspetto spirituale molto importante. Io non lo definirei importante, io lo definirei intercambiabile. Non lo definirei neanche dominante, è intercambiabile, cioè l'aspetto materiale, la sembianza materiale della spada, la sua essenza spirituale, in queste latitudini, e forse anche da noi anticamente, era assolutamente intercambiabile. L'aspetto spirituale dei Kapala, perché si chiamano così le testi, i crani, è un termine che viene è un termine sanscrito, quindi è ovvio, come dicevo, che tutta questa tradizione del taglio della testa ha una matrice indù, tantrica, e viene da quella cosa lì. E poi alla periferia dell'impero, in Tibet, in Borneo, eccetera, eccetera, ha continuato a rappresentare un oggetto di potere legato alla fertilità chiaramente dei campi, del raccolto, eccetera, ma anche alla fertilità spirituale, alla fertilità della conoscenza, cioè all'alimentazione della conoscenza, no? Quindi alla fertilità anche di sé. E quindi praticamente siamo di fronte a un fenomeno che è molto molto antico e difficile da giudicare, che è persistito nel tempo. Io, tanto per dire, un mio antenato fu decapitato e la sua testa fu affumicata su un fornello. Fu decapitato per ordine di Gioachino Murat, perché era un brigante, Laurenziello De Feo. La sua testa fu affumicata su un fornello ed esposta in una gabbia, e anche questo fu un modo di privarlo del potere. Naturalmente, quando la sua testa fu esposta, chi non aveva avuto il coraggio di affrontarlo da vivo andò sotto la gabbia scuotendo il pennone che la sosteneva, perché in modo da provocarlo e da vendicarsi. La gabbia però si staccò e il mio antenato uccise il suo nemico dopo morto, perché si vede che la sua testa aveva ancora abbastanza potere, nonostante gliel'avessero tagliata i nemici. Quindi i cacciatori di teste c'erano, mi sembra che anche lo stesso Loria abbia venduto delle teste al Pigorini o all'università, eccetera, abbia fatto a suo modo anche lui una caccia delle teste. I dagliaghi, per i dagliaghi era una cosa diversa, era un fatto di potere, ma anche le spade sono un fatto di potere, anche le armi sono un fatto di potere, ancora di più, perché le armi hanno una origine
celeste, perché il ferro che le compone inizialmente era quello meteoritico, quindi era di origine celeste, come dice il nome, la siderurgia, no? Era da lì che veniva il ferro, era da lì che veniva il ferro che era con i. Si è scoperto che questo ferro si poteva lavorare col fuoco, con l'acqua e con tutti e quattro gli elementi. E che questo ferro poi si trova anche sulla superficie terrestre. Le rive dei ruscelli si tingevano di ruggine, la sabbia si tingeva di ruggine, anche la sabbia dei laghi qui vicino Roma, come quella di Bracciano, è nera, ricca di ferro. Se ci si passa la calamita, si attacca il ferro. E quindi nasce la siderurgia. Ma quello che è importante è che praticamente tutte le scoperte cruciali, le tappe cruciali dell'umanità hanno avuto un'origine rituale. Anche il carro aveva un'origine rituale, no? Il culto era adibito al culto solare. Poi dopo chiaramente è diventato quello che noi conosciamo, l'abbiamo utilizzato, eccetera, eccetera. Quindi chi ha aperto questo cammino? I fabbri. I fabbri hanno originato insieme la tecnologia, ma anche il rito, perché tutte queste operazioni venivano eseguite ritualmente, vengono eseguite ritualmente. Io ho partecipato, ho assistito per diverse volte alla fabbricazione delle spade giapponesi, che sono ancora eseguite ritualmente, e quindi so di che cosa parlo. E nel Cristo Malese è uguale, i fabbri compiono digiuni, adottano calendari sacri, eccetera, cercano di purificare il loro amo, di connettersi agli elementi, al potere, di attirarlo nelle loro officine e di infonderlo nel. Inviti a documentare tutta la genesi della siderurgia, della metallurgia, il passaggio cruciale, il più cruciale del genere umano, il passaggio nell'età del ferro. Quindi chiaramente quello che è stupefacente è che l'esame del di questi reperti, in queste armi che sono custodite al Museo Pigorini, non ci ha permesso soltanto di avere una panoramica completa dell'arsenale salgariano, cioè delle armi di Sandokan, dei tigri di Monpra, dei tigrotti, eccetera, eccetera. Ma ci ha ricondotto alle origini stesse della metallurgia e al concepimento delle armi. Ed anche ci ha fatto riflettere di come queste armi possano praticamente rispecchiare le società che gli stavano alle spalle. Difatti, noi abbiamo pensato di sviluppare il catalogo e la mostra partendo da una mappa. Sulla mappa abbiamo collocato le etnie corrispondenti, che sono quelle descritte nei testi di Salgari, e alle etnie corrispondenti abbiamo assegnato le varie tipologie di armi. E che cosa ne è emerso? Ne è emerso che in quelle latitudini lì le età coesistevano.
Cioè nel momento, no, che nel momento stesso in cui alcuni erano arrivati a fare una lavorazione sofisticatissima del ferro e del metallo, altri invece ancora usavano lance di canna con punte di osso o di metallo come il rame battuto come fosse pietra, mentre altri usavano appunto il ferro. Questo nello stesso momento, questo è molto interessante, quindi siamo di fronte a quanto aveva asserito Pigorini, che alcuni di noi in altri contesti vivevano un tempo metastorico. Quindi in questo tempo metastorico c'era anche chiaramente la caccia alle teste. C'era anche un significato diverso dato all'arma. Questo significato dato all'arma, Salgari comunque l'aveva intuito, perché Salgari era non aveva Non approfondiva dal punto di vista, diciamo, religioso le cose. Salgari era un po', almeno trapela dai suoi libri, un po' avverso alle religioni, forse perché le viveva quella che è la più professata qui da noi, la sentiva un po' invadente. Però Salgari mette al centro della vita, diciamo così, spirituale, le sue armi. Sandokan venerava la sua scimitarra, il suo gris malese, si affidava ad essi, ed erano per lui il simbolo della sua nobiltà, intesa nel senso, o in un senso di libera etimologia di non viltà. E lo stesso Salgari, infatti, conosceva l'utilizzo e il maneggio di queste armi, tant'è vero che si è battuto anche in duello con un collega giornalista, con dei colleghi giornalisti, e poi si è tolto la vita anche in maniera cruenta con una spada, e con un rasoio. Prima ha provato a farlo con una spada e poi con un rasoio, insomma, ha compiuto un atto di grande coraggio. Anche dal punto di vista, diciamo, filosofico, rimane tanto impresso il fatto che lui se ne va spezzando la penna, se ne va quasi quasi come un samurai che metteva sullo stesso piano la spada e il pennello, no? Si dice bun buryodo, due stili, una strada, no? E lui metteva sempre sullo stesso piano la spada e la sua penna, eccetera. E quindi, da questo punto di vista, chi conosce queste cose gli deve grande rispetto, e si spiega anche come lui venisse a conoscenza di cose che non, cioè avesse capito, più che venisse a conoscenza di cose che non poteva conoscere. Effettivamente, chi studia, oppure chi ha vissuto un po' in Oriente o ha avuto dimestichezza con le discipline che si praticano in Oriente, io un po' di tempo, insomma, ci vado, ci sono stato. Questo si chiama l'illuminazione, no? Questo è un tipo di conoscenza che procede direttamente dallo spirito, arriva verticalmente, cioè non è come quello che noi stiamo facendo adesso. È il risultato di una certa disciplina, di una certa apertura, di una certa
di una certa pulizia, anche di una certa inquietudine che lui sicuramente aveva e che ha pagato molto caro, e che ha pagato molto caro. E quindi quando noi andremo a vedere le armi del Pigorini, sarà bene che le impariamo a considerare come le considerava lui, cioè come simbolo di nobiltà, come simbolo di libertà, come oggetti di potere, come oggetti d'arte, come prolungamento del braccio e come compagni dell'intera esistenza. E per Sandokan, per Yanez, per tutti quelli che hanno letto Sandokan da bambino, era così. Io personalmente mi sono appassionato mi sono interessato a questo campo perché da ragazzino a casa incidentalmente giocavo con queste spade che erano appartenute ai miei antenati quando avevano rimesso sul trono il re di Napoli dopo che era stato spodestato da Giuseppe Bonaparte. E erano rimaste queste spade normali e io giocavo con queste cose qui. E poi mia nonna, è curioso che fosse una donna, insomma, mia nonna, mio padre, insomma, leggevano, mia nonna leggeva Salgari e a un certo punto facevo la seconda elementare, escono in edicola questi libricini di Salgari. Della collana Avventure di terra e di mare, che forse abbiamo ricomprato con Aquilanti quando abbiamo deciso di ridare vita e di costituire un fondo salgariano per la ricca biblioteca del Museo Pigorini. Abbiamo cominciato a leggere questa Salgari e cominciamo a leggere di questi Chris Malesi, di queste scimitarre, di queste armi prodigiose. E non riuscivo, no, 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 non me le riuscivo a prefigurare, anche perché venivano da una realtà e da un mondo completamente diverso. Però c'era il Pigorini, mio padre, stranamente era molto, molto legato a questo museo, quando stava nella sua sede del Collegio Romano negli anni 60. E così quando facevo proprio le prime classi della scuola elementare, mi portava spessissimo a vedere questo Museo Pigorini e io non arrivavo a vedere che cosa c'era dentro queste vetrine che stavano in questi corridoi con tutte queste armi ammassate e questi oggetti. Però, siccome ero un bambino, ne sentivo la forza tremenda trasudare e cercavo questi Chris Malesi, io questi Chris Malesi non riuscii a vederli. All'epoca sono passati 55 anni perlomeno, non riuscivo a vederli. Il trasferimento all'Eur sarebbe iniziato da lì a poco e io non riuscivo a vederli. Mi ricordo distintamente le clave dei Guerrieri del Pacifico che Claudio poi ha riesposto nella mostra sulle origini del rugby. Me le ricordo distintamente. Forse mi ricordo anche la testa, una testa Maori, eccetera, eccetera, e varie altre cose, ma i Chris non riuscivo a rivederli. E mi sono rimasti sempre, sentivo che per una cosa inspiegabile, sentivo che c'era il Chris, che c'era la scimitarra, che le armi di Sandokan, se c'erano, dovevano stare al Pigorini. Ma non riuscivo a vederle, non riuscivo a individuarle. E questa idea di trovarle in qualche modo, ma dettata solamente da una percezione, dell'intuizione di un ragazzino di 6 o 7 anni, mi ha sempre seguito. Dopo 50 anni, sì, forse 45 anni. Nel 2006 dicevo la forza della mia esistenza mi ha portato in questi depositi e finalmente queste cose sono uscite fuori, c'erano. Sono uscite fuori, c'erano.
C'erano e quindi io ho un debito veramente grande nei confronti del fondatore di Pigorini e di Emilio Sergari. Io sono venuto in museo con l'intenzione di saldarlo e quindi lo farò. E lo farò anche se tutto questo è costato e costerà. E costerà molto caro. Lo farò nel migliore dei modi, nel pieno rispetto dei pezzi che ho deciso e dei quali mi sono assunto la responsabilità di tirare fuori. E lo farò perché ne conosco il potere e cercherò di far condividere questo modo di percepire Salgari anche ai salgariani, diciamo, io vorrei adesso, noi dovevamo parlare delle armi, ma insomma io vorrei che attraverso che queste armi fossero prima viste. Adesso è vero che noi potremmo parlare delle armi, ma siccome qui non ci sono, è molto difficile riuscire ad evocare qualcosa che non c'è. Quindi io vorrei solo preparare le persone che verranno alla mostra, che vedranno il catalogo, che vedranno le vetrine, ad un incontro con queste cose, e però vorrei che fossero viste come le intendeva Salgari e attraverso gli occhi e la concezione guerriera di Sandokan e quindi del suo autore, no? Io ho preferito, ma perché mi viene così, perché ognuno ha la sua strada, ho preferito nei confronti di questi oggetti, nei confronti dei Pigorini e nei confronti di questo grande scrittore che mi ha formato. Io ho imparato a leggere sui suoi libri e facevo la seconda elementare. E ho preferito un approccio, questo tipo di approccio, un approccio spirituale, un approccio che era anche quello di un ragazzino che andava alla scoperta di queste cose. Questo approccio è venuto tra i volumi di Salgari e le sale del Museo Pigorini al Collegio Romano negli inizi degli anni 60. Poi si è completato ed è ancora in corso nelle viscere invece del Museo Pigorini all'Eur. E quindi io vorrei che questo modo di che vorrei trovare il sistema, non so se ci riesco, se ho scritto abbastanza bene. Questa cosa che avevo in mente, vorrei che i visitatori e voi e tutti quanti andassero a vedere questi oggetti con questo stato d'animo salgariano, perché può aprire nuovi orizzonti, può aprire soprattutto un rapporto con gli antenati, no? Per quanto mi riguarda. Anche perché ognuno poi parla di come le cose, di che effetto ci fanno le opere d'arte, perché poi parliamo, questi libri e questi oggetti sono anche opere d'arte. Per quanto mi riguarda, altro non sono che l'anello di collegamento per me con gli antenati, ma anche per gli altri credo che in fondo sia così. Ed è per questo motivo, Aquilanti lo sa, io ho chiamato questo museo è la casa degli antenati, sì, la casa degli antenati. È il museo delle civiltà, ma è anche la casa degli antenati. Io ho sperato, Ti ne avevo anche prendo parlato. al Sì. balzo, Francesco, sì, perché questa tua posizione è originale, è importante, perché comunque sai quanto abbiamo condivisa. Adesso c'è anche un problema di tempi, adesso rispetto alla serata, che senz'altro è un percorso che sarà originalissimo, perché quello che dice Francesco è un'altra visione assolutamente non consueta, perché paradossalmente una visione spirituale del percorso
che andremo a costruire con questa mostra. Grazie proprio, tra l'altro, alle sue intuizioni iniziali, no? Di aver trovato questo nucleo importantissimo con questa referenza diretta a Brooke, perché nasce da un regalo che è stato fatto al Re d'Italia da parte del nipote di Brooke, di alcuni oggetti di mirabile qualità appunto della cultura dagliaca, e che da questo nucleo così, come dire, la storia reale si va a coniugare con la fantasia, no? Cioè l'immagine, quello che noi siamo legati a Salgari come un'idea di fantastico, di esotico, poi in realtà qui troviamo proprio lì esattamente gli stessi oggetti, gli stessi personaggi, gli stessi riferimenti, però questo percorso che è dato, che è una marcia in più, che dà il nostro De Feo a tutta la mostra, è una visione molto particolare, a cui lui tiene moltissimo, teniamo anche noi, perché infatti lavoriamo tutti quanti insieme alacremente. Io vorrei fare un piccolo inciso dicendo anche di quelle altre persone con cui noi stiamo lavorando, perché noi stiamo lavorando anche con l'archivio Matania a Napoli, che è dove abbiamo ritrovato, dove sono ormai molto conosciuti, sono stati pubblicati anche recentemente da Sellerio in questo libro bellissimo, L'occhio della tigre, i bozzetti originali della valle, sono delle cose mirabili, sempre per ricostruire questo entourage salgariano. Devo dire che è un rapporto importante, lo abbiamo con la RAI e con RaiTe, che per tutta la vulgata, tra virgolette, della televisione che su Salgari ha, come dire, tra il famoso, ormai troppo celebrato, serie televisiva di Sollima, che ha fatto insomma un po' la fortuna, tra virgolette, di Salgari insomma, nella fine del Novecento, negli anni 70, ha fatto una fortuna, direi mondiale, insomma, di questo personaggio, usando alle cronache universali. E con la Rai abbiamo anche tutta una serie anche di prodotti minori interessantissimi, della figura di Sandokan in modo particolare, ma comunque le parodie e quanto è stato realizzato a vario titolo dalla nostra televisione, che continuo a ricordare che è una delle più importanti istituzioni culturali di questo paese, insieme ai musei. Anche la Rai ha una importanza fondamentale nella nostra educazione, nella nostra cultura. La Cineteca Nazionale, che ci ha fornito le fotografie di film originali e materiale filmografico, che poi farà parte dell'allestimento, cosa altrettanto importante, perché come dire, le varie forme in cui Salgari è stato declinato sono importantissime per dargli un tributo. E un grazie particolare a Felice Pozzo, che non vedo qui perché probabilmente per ragioni tecnologiche, e come anche Pompeo Vagliani, sono i due, come dire, nomi tutelari di questa vicenda, perché con la Fondazione Tancredi Barolo e il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, noi abbiamo avuto un rapporto straordinario, fondante per questa mostra dal punto di vista proprio degli oggetti. Questo mi preme sottolinearlo, perché sono stati dei personaggi fondamentali per darci anche il là, l'indirizzo a tutta questa vicenda, a questa mostra. Io vi dico soltanto alcuni. Francesco faceva riferimento all'acquisto di volumi. Abbiamo, con un piccolo fondo che avevamo nel museo, siamo riusciti a creare un fondo bibliografico salgariano all'interno di una importantissima biblioteca, che è quella del Museo delle Civiltà, cioè della parte delle Pecorini. È importante, ma è una grande biblioteca, perché il Museo delle Civiltà, radunando le biblioteche dei vari musei che si sono incorporati, ha una biblioteca addirittura di 100, parliamo di 150-160 mila volumi di qualità bibliografiche e eccezionali, perché quello che contiene, e lo sa molto bene De Feo, quello che contiene la biblioteca del Pecorini è quanto di meglio possa esserci nel campo della ricerca bibliografica su questi temi. Alto, sono le edizioni originali della metà dell'Ottocento in poi, eccetera, quindi libri No, sono le straordinari. edizioni degli autori, poi, sono i libri degli Degli autori, autori tra l'altro, molto sono edizioni dedicati direttamente agli a autori, non Beccari. anche al Pecorini, esattamente. Quindi vorrei,
in tutto questo ci fosse, insomma, un quadro, cioè la società geografica italiana che partecipa con, cioè, noi abbiamo cercato veramente di prendere il meglio del meglio e aggregarlo in questa mostra che speriamo, anzi certamente vedremo, perché ormai siamo prossimi, realizzata anche, c'è un gruppo, la società SNAP, vorrei anche citare, perché ci stanno aiutando nel fare di questa mostra, realizzarla in maniera, cioè, diciamo, non convenzionale rispetto alle mostre che solitamente si realizzano nei nostri musei, ma insomma, in maniera più immersiva, questo termine un po' così, che insomma, un po' particolare, che non mi piace molto, ma comunque insomma, che possa rendere in tutta la sua complessità il lavoro che si sta facendo e l'emozione di questa presentazione. Emozione che continua a ripetere, facendo riferimento a quello che ha detto Francesco De Feo, ha tanti, come dire, canali di lettura, perché portiamo anche il fumetto, con il collezionismo legato al fumetto degli anni 70, 80, ma anche prima, perché ho visto dei Si bellissimi farà numeri del risalire delle conseguenze Vittorioso. Esattamente, quindi si crea questo grande filone e queste grandi opportunità. Volevo ripassare un attimo la parola vedo a Claudio Mancuso, che però vedo così scollegato nell'audio, perché se anche lui ha qualche cosa da dire No, volevo dire da soltanto sì, precedere. è vero che. Sì, Poi. no, ti ringrazio. Insomma, in realtà avevamo pensato, diciamo, anche a un momento di domande e di interventi, però vedo l'orario che ormai è passato via, quindi insomma ci prendiamo come impegno quello di riproporre, insomma, un altro incontro. Tra l'altro, ecco, invito tutti quanti a seguire il sito del nostro museo, dove troverete insomma tutti gli eventi legati al piano della valorizzazione. Poi insomma speriamo, si è parlato prima anche del fondo Salgariano, ecco, speriamo anche di poter realizzare un incontro sempre online sul fondo Salgariano, quindi di poter dibattere in maniera anche con più tempo insomma su questi temi. Non so, forse Francesco stava per intervenire. Sì, io volevo dire che appunto non ho parlato a sufficienza delle armi, perché le armi, io parlo, faccio tanti seminari sulle armi, ma a cui tutti se vogliono possono partecipare, però io faccio seminari con le armi in mano, cioè le armi si mostrano perché le armi sono anche oggetti, se ne evoca quando è possibile per chi è ricettivo. Anche la componente spirituale, che come dico in certi casi è intercambiabile da quella, con quella materiale, ma sempre facendole vedere. E le armi, come la figura del fabbro, hanno purtroppo una doppia valenza, no? In Giappone si dice una spada che dà la vita, una lama che dà l'amore, no? Perché dà la disciplina, la spada, la via della spada dà la disciplina e trasforma la via in un cammino e la lama può invece dare la morte. Ma di tutte queste cose qui, se le reputate interessanti, ne parleremo poi quando saremo al museo, Sì, che sarà un assolutamente. modo per onorare, no, è un modo per onorare e valorizzare quei reperti, no? Ci prendiamo come Io impegno quello di fare un incontro, ma io le diciamo, ho, in presenza, adesso quindi. ho giusto qui, ecco, questa non so se si vede, Purtroppo male, è una Francesco. spada. Questa è una scimitarra degna, diciamo del museo. Interessante notare che delle sure scritte sulla lama. Insomma, si può parlare di tante cose. Quello che manca in museo lo posso anche portare in questo momento. Sto provando ad acquistare di tasca mia, ad anticipare magari i soldi, poi se il museo le vorrà prendere, se no pazienza. Ho trovato i reperti che mancano, il famoso Gris Buddha arcaico,
La statua porta Chris, il piso unidato degli stregoni di Sumatra. Io in questo periodo che non ci siamo visti, non ho perso di vista i miei scopi e volevo completare, almeno con i pezzi fondamentali, in questo arsenale salgariano che è carente di due o tre pezzi, che se la volontà superiore me lo permetterà, domani cercherò di, domani o dopodomani cercherò di acquisire. Per le domande. Sì, non so se c'è qualche considerazione. Ad ogni modo, ripeto, ci faremo quasi sicuramente anche un altro incontro un po' più specifico sul fondo salgariano, ma soprattutto parleremo, non appena questa emergenza sanitaria sarà finita, parleremo in presenza, avremo la possibilità di vedere da vicino, insomma, quelle armi di cui, insomma, L'oggetto. Francesco con le sue suggestioni ci ha No, le armi, introdotto, ma anche insomma, in tutto il resto quella. degli oggetti, no? Assolutamente, assolutamente. Bene, io non vedo, Le armi insomma. sono anch'io le armi sono il baricentro. No, scusa, le armi sono il baricentro di Sì, quelle bene. società, sono al centro delle cerimonie come le teste, ma tutti gli altri oggetti anche, e sono tanti, nel Pecorini sono in stretta relazione, la Coloretta l'abbiamo documentata tutta questa cosa qui, quindi le armi e tutto il resto. Le armi sono al centro perché al centro di quelle società c'è la fertilità. Ci sta molto di legato al tantrismo, ma poi ne parliamo, insomma, in Sì, sede. assolutamente, assolutamente. Bene, Un'altra io domanda. ringrazio tutti quelli Domande non che ce ne hanno sono, partecipato. evidentemente non No, ce ne non ne sono. vedo, non ne vedo, quindi io Non ne vedo. ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazio Fabiana Dinflermeier che però si è scollegata. Ringrazio Alessandra Sperduti, ringrazio Francesco De Feo, ringrazio te, Francesco Aquilanti, insomma, spero di non dimenticare nessuno perché in questi casi poi No, e noi è ringraziamo te. semplice. Niente, vi diamo appuntamento ancora con i nostri eventi online, ma soprattutto speriamo di vederci presto tra le sale del museo. Un abbraccio a tutti e anche auguri per le festività natalizie. A Ecco, presto. auguri di buone feste. A presto a Auguri. tutti, arrivederci. Auguri, Ciao. arrivederci a tutti.